Ragazzotti e ragazzotte, buongiorno, buona matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camero 89. Siamo tornati con un nuovo video di Clash Royale. Oggi non sto dormendo, avete visto, sto registrando a mezzogiorno e 26. Mi sono alzato abbastanza presto, mi sono andato a fare la barba e i capelli e sono bellissimo per voi. Allora, questo scalino maledetto, là, voi mi avete fatto... Allora, vi posso dire una cosa? Sembra una cavolata, io ve lo dico ogni santissimo video, mi fate un sacco di complimenti e veramente ci sono pochissime persone che mi vengono contro. Del tipo, uno mi ha detto, ah sì, ma lascia perdere Clash Royale, non è che ti metti, non è meglio che ti fa sempre forte in te giochi dove sei più forte. No raga, voi forse non avete capito che cosa significa cercare di intrattenervi. E poi raga, ma io sono il papà di Clash Royale in Italia, non ci stiamo a prendere in giro, dai, ma stiamo a scherzare. Vi dico la verità, i video di Clash Royale... C'è qualcuno che prova a rompere le palle, ma sono pieni di questi commenti del tipo Sus o Mr. Karim, che mi fanno un sacco di complimenti. A me questo fa solo esclusivamente che piacere. Io ci provo, regà. Poi c'è uno che mi fa, ah sì, tu te demoralizzi troppo, perché comunque arrivare a Lega 10 ogni season non è semplice. È vero, porca miseria, non è semplice. Quindi cerchiamo di raggiungere sta maledetta... Sta maledettissima season. Proviamo a giocare con il deck che io sono capace di giocare meglio, con le golem. Mi dovrei sicuramente abituare a giocare anche altro. Ma non è... Poi comunque posso dire una cosa, io sono capace a giocare di 2-3 deck, ok? Il problema è che se Clash Royale mi fa gli aggiornamenti e mi li va a rendere nulli, capite? Questo ci può dare il valore, eh? Capite che non è che ci posso fare niente. Allora, in realtà, io vi posso dire con una certa nonchalance che secondo me quello che ho fatto in questo momento può sembrare brutto, ma vi garantisco che secondo me un po' di valore ce l'ha. Quindi io faccio così per darmi una mano. E guardate che non sto giocando male. Lui mi ha tirato... Aia. Lui mi ha tirato diverse cose un po' così ancestrali. È un deck abbastanza... Oh, ma non so perché, ma lo immaginavo che avesse il mini pecca. Ma guardate, raga. Lo immaginavo. Non è facile. Non è facile. Se lei si avvicina, magari riesco esatto a fare questo qua. Lui è un problema enorme. Anche è vero che sto trovando dei deck molto esotici, raga. Ma avete mai visto un deck del genere, voi? Non sono basso di trofei, di cose. Trovare un deck del genere mi fa sempre un po' pensare, no? Lui c'ha anche il Golem, che è fortissimo. C'ha la Valchiria, che comunque è counter. C'ha il mini pecca, che comunque mi fa male. Raga, ma guardate che l'opponent, ma ce n'ha veramente tantissime. Io non so bene come gestirmi questa cosa, sperando che non abbia neanche la fireball, perché se l'opponent pure c'ha la fireball, allora che cosa vi devo dire io? Complimenti all'opponent. Ok, là sicuramente cerchiamo di fare una cosa del genere per dare un po' di valore a tutto quello che è il nostro attacco, no? Perché nel bene o nel male qualche attacchino lo stiamo facendo. Però capite che effettivamente, regà, non è facile. Non è facile mai. Può sembrare, ma non è. Vedete che lui mi fa un sacco di... Finalmente fare così mi può... Guardate la torre infernale però quanto è forte, raga. Cioè, la torre infernale secondo me è anche un lallero troppo... No, Mirche... Ci ho provato, per carità, eh. Ci ho provato. Ci ho provato e c'ero quasi riuscito, raga. Qualche danno lo stiamo facendo. E questo è poco ma sicuro. Ora dobbiamo capire se riusciremo a fare... Purtroppo quella se n'è andata. Ok, non penso che stiamo messi così male. Anzi... Direi partita anche alquanto difficile. Ah, vai, vai. Bravissimo. A casa. Let's go. Non era facile.
non era facile. Aveva delle, aveva un deck quasi buildato contro il mio. Raga, è tanta roba. Cioè, pure vincere queste partite è tanta roba. Tra l'altro spero che l'audio si senta tutto bene, che vada tutto bene. Io penso di sì, perché con queste cuffie qua, quello che sento io ipoteticamente lo sentite anche voi, rispetto alle altre che erano un po' più, un po' approssimative. Quindi lo spero, dai. Allora, subito un bel pollicione in su se vi va di commentare, grazie infinite, lo sapete. Se vi va di iscrivervi, che stiamo facendo dei numeri pazzeschi su questo canale, raga, vi dico, mi state dando una mano sia psicologicamente, economicamente, guardandovi i video. Cioè, raga, io, sapete, le cazzate a me non me va di dille, assolutamente. Cioè, non mi va proprio. Questo ci sta, eh. Ok. Pure questa è abbastanza difficilina. Possiamo tentare di fare così. Bello, raga, bello così. Così è veramente bello. Sembra una cavolata, ma guardate che di danni gliene stiamo facendo a valanghe, raga, a valanghe. Che soddisfazione. Se questa si gira, il drago elettrico. Mi potrei sentire male per quanto è bello quello che è successo. Lui dovrebbe essere completamente, completamente scarico. E non vi sto prendendo in giro. Cioè, lui dovrebbe essere completamente scarico, raga. Allora, facciamo sicuramente questo, che secondo me ha un valore ancestrale. Ok, io penso che andrò a furiare qua. Io penso che andrò a infuriare qua, perché così mi rimane. Se lei cura... Ah, è fantastico questo. Questo è fantastico. Quella è fortissima. Questi schiatta male. Ok. 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 Vai. Vai così. Sotto quella torre. Appicconate. Appicconate. Bellezza estrema. Bene. Io eviterei di prendere dei danni sotto torre, che possiamo assolutamente evitare, anche perché comunque dovremmo essere sopra di Elisir. Dovremmo. Lui ha di nuovo la pirotecnia. Questo facciamo così, che è abbastanza facile come spot. Mamma mia, è una bellezza giocare così, veramente ancestrale. Io però devo stare calmo. Io sicuramente farei così. Giusto, giusto. Mamma mia, ragazzi, quest'oggi. Quest'oggi le magie apocalittiche. Minchia, abbiamo fatto due partite, se non erro, due tristellamenti. Io vi ricordo, raga, codice creatore Ciccio Gamer 89, se mi volete supportare, lo sapete, pure lì è un aiuto incredibile. Poi vabbè, lo sapete che forse mi dovrò operare il ginocchio, raga, non ci sto a capire più niente in sto periodo. Non so se mi seguite su Instagram, se vi va seguitemi su Instagram. Io ho visto Nefasto che lui parte sempre con i barbari dietro, perché li vuole ciclare, no? Perché io comunque mi guardo Nefasto, io cerco di guardare ovviamente le persone più forti di me per cercare di capire al meglio come possa funzionare una cosa o meno, no? Quindi, secondo me, come dinamica ci può stare questa qua. Non sarà semplice mai. Non sarà mai semplice. Allora, la fulmine, è inutile che vi vengo a dire, mi fa male. La fulmine mi fa malissimo. Allora, sapete che c'è? Io quello lo devo togliere, perché se no non la racconto, raga. Non la racconto. Questo mi piace. No. Se si gira io godo. Se si gira godo, godo, godo. No, non l'ho preso, ragazzi. E niente, è andata. Vedete, per esempio, questa è una partita, secondo me, tranquillamente da quit. Cioè, noi possiamo quittare qua. Ah, l'opponent ha veramente un deck che non posso gestire. E non è per dire, mo mi dirà Gran Cavaliere, veramente io non posso gestire questo deck. Ci proverò, come sempre. Come sempre, che uno dice, wow, sei entrato. No, raga, lui c'ha il Gran Cavaliere. Perché ripartenza, come facciamo a fare una ripartenza qua? Cioè, io ci posso pure pensare, no? Questo qua cerco di farmi attivare anche, esatto, l'ausilio della... Capito? È forte, forte, forte. Poi lo sa... Allora, quando... Sapete che a me piace parlare con voi, no?
Lui perché ha usato questa fulmine? Perché tanto sa di essere forte rispetto al mio deck. Raga, fulmine, lo sapete, è counter del mio deck. Che adesso lui per due volte l'abbia giocata male. È così. Questi secondo me... No, mi sa che... No. Ok. Ok, io stavo aspettando questo momento qua. Tanto sapete, mo' mi arriva una fulmine ancestrale, sì. Mi arriva una fulmine mega galattica, ragazzi. Io devo continuare qua. Io devo continuare qua. Perché o faccio adesso... Ok, devo stare fermo però. Facciamo così. Difficilissima, ragazzi. Vedi? Vedi quanto è forte lui? Facciamo sicuramente così. Io a sto punto davvero devo lasciare quello. Forse quello è sbagliato. Forse quello è sbagliato, non lo so. Io comunque è un po' di confusione adesso. Ma cerchiamo di capirci qualcosa. Quelle frecce sono state... Forse dovevo tirare a destra, sapete? Forse dovevo tirare a destra. Tantissimi danni. Lui ha la fulmine, ragazzi. Io ve l'ho detto, lui ha questa fulmine incredibile. Incredibile proprio. Proverò ad andare avanti, ma... Ok, ma... Comunque è brutto. Ok, non lo so se il miracolo... E invece sì... Mio Dio! Santo Dio, raga! Lui che spell aveva? La fulmine basta per capire? Porca miseria! No, aveva anche le frecce. E secondo me, sapete, sono abbastanza sicuro che lui non le ha tirate perché pensava che lo sputatore fosse sufficiente. Vediamo un po'. Perché io sono sicuro che lui ce l'aveva, raga. Vediamo un po'. Questa difesa è stata buona. Ah, non ce l'aveva, raga. Non ce l'aveva. Non ce l'aveva, ragazzi. Hai capito? Che godimento. Perché lui non ha tirato i lancieri? Ah, lui ha sbagliato qua. Lui doveva tirare i lancieri probabilmente centrale. Godo. Godo, se posso dire, c'è un po' di godimento. Lo posso dire? Quindi... Signori, vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ovviamente non tutti i video di Clash Royale sono di un'ora e passa. In particolar modo se vinco. Quindi voi lo sapete, se vinco probabilmente vedrete video un pochino più corti. Registro un altro video dove proverò a fare gli ultimi tre scalini. Vi vuole un sacco di bene. Vi voglio bene tantissimo. Ciao.